Siccome le più alte cariche dello Stato sono state sia a Vo che a Codogno a portare la loro testimonianza nei momenti di criticità, oggi abbiamo voluto essere noi venire qua a ricambiare questa, una riconoscenza direi, una riconoscenza importante, quindi siamo molto orgogliosi oggi di essere qui. I ragazzi disabili hanno bisogno di lavorare e per dargli proprio un'autonomia e per far sì che questi ragazzi abbiano in qualche modo la possibilità di uscire dalle loro case, quindi andare a lavorare, perché le competenze ci sono ed è proprio lo scopo di questa iniziativa e che è lo scopo che ha la cooperativa, l'Officina dei Talenti, che si occupa appunto di questi ragazzi. Abbiamo messo insieme quindi questi due comuni con il vino di Bo e la trasformazione della frutta di Codogno. Sono nate tre ceste e questa è Vo Codogno. Una è solo Vo e una è Codogno. Noi facciamo sempre i nostri 1700 dipendenti che lavorano nelle nostre residenze per anziani e quando abbiamo pensato a che prodotti scegliere, il regalo di Natale, una cesta di Natale, abbiamo pensato a Vo, perché noi siamo di Padova, a Vo, però abbiamo anche una residenza in Lombardia, a Bozzolo, e quindi ci è venuta l'idea insieme alla cooperativa Giotto di valorizzare anche l'altra realtà che era la città di Codogno, perché anche far vedere al nostro personale che non solo lavorano per il benessere dei nostri anziani, ma anche possono contribuire a sostenere l'economia del territorio, loro sicuramente sono contenti. È anche un modo per insegnare un modo di fare economia circolare. La relazione tra tutte queste realtà, profit, non profit, enti pubblici, enti privati, ha fatto sì che arriviamo a Natale a proporre un cesto che aiuti queste realtà non attraverso la solita modalità ti do un euro, ti do un sussidio, ma ti do dignità attraverso il lavoro, come dice sempre Papa Francesco, solo il lavoro ti dà dignità. La ricetta è per gli italiani, per la rinascita, lavoro, 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 tenendo conto certamente di tutte le misure di sicurezza. Questo messaggio l'ho dato anch'io più volte. Gli italiani vogliono solo poter lavorare, non vogliono mezzi assistenziali, vogliono rimboccarsi le maniche e riaprire le loro attività. Come ho detto, sempre con il rispetto rigido delle regole.